Marcello, arriva questa Serie A e arrivi qui a Sassuolo. Quali sono le ambizioni, ma quali sono anche i motivi di questa scelta? Perché so che ti cercavano in tanti. La corte che ti hanno fatta è stata importante perché? Ma sicuramente il Sassuolo sia una grande realtà, visto quello che stanno facendo quest'anno e la voglia che hanno di crescere, di fare bene, quindi non c'è stata, diciamo, una decisione. Tu sei uno di quei ragazzi italiani che sono dovuti andare all'estero per trovare spazio, per trovare forse stimoli o perché qualcuno non credeva abbastanza in loro. E la tua esperienza col City, col Fulham, via, compagnia bella, Premier League, Championship, che cosa ti ha dato e che cosa ti ha lasciato? La riferisci? Ma credo che mi abbia dato tanto, soprattutto a livello di crescita umana, ma soprattutto anche calcistica, molto diversa da quello italiano. Sicuramente non ho rimpianti perché credo sempre di aver dato il massimo e alla fine grazie a questo, diciamo, percorso un po' diverso sono qui. Ecco, questo percorso un po' diverso, ad un attaccante che torna in Italia il calcio italiano, che cosa dà? Ma sicuramente da esperienze campionali diversi, molto più fisici, dove si lotta molto di più, quindi diciamo che un po' completare a livello di caratteristiche, quindi credo che alla fine mi servire tanto. Senti, a Giavellino eri diventato un idolo perché volevi arrivare in Serie A con loro, li hai preceduti? Ma diciamo a Giavellino li ringrazio tanto, ringrazio soprattutto il Presidente che ha fatto grandi sforzi per lasciarmi andare, anche se non era facile, di questo voglio ringraziare. Comunque loro hanno creduto in me a gennaio e penso di avergli dato il massimo, anche se l'anno scorso siamo stati un po' sfortunati, ma sicuramente li aspetto in Serie A. Rastelli, Cesser, ora arriva Di Francesco. Per uno che gioca il 4-3-3, che gioca là davanti, perché non sei, è riduttivo dire che sei solo una prima punta, è stimolante. Ah sì, sicuramente, come ho già detto prima, una squadra che gioca sempre all'attacco, quindi noi attaccanti credo sia il massimo. C'è anche la nazionale, perché Under 21, l'europeo, vabbè, non hai segnato l'europeo, ma qui puoi trovare ad esempio un Berardi, con cui all'europeo vi siete anche abbastanza divertiti, anche qui il discorso azzurro è importante. Ma sicuramente la speranza c'è, ma non credo ci sia tanto da lavorare, la strada è ancora lunga, però niente è possibile. La cosa che porti in dote qui a Sassuolo che cos'è? Da un punto di vista umano, anche tecnico. Trotta è bravo a fare? Ma tutti non si provano a fare loro, ma sicuramente c'è tanta voglia di fare bene e di mettermi a disposizione di questo gruppo. Grazie. Che hai dimostrato di aver fatto bene? Sì, sono molto contento di essere arrivato qui. Diciamo, era il sogno venire in questa categoria e cercare di fare piano. Sei già misurato in Inghilterra, ti sei migliorato e ti sei imposto in Serie B, ora la terra della Serie. Sì, sì, spero di integrarmi più presto in questo gruppo e alla fine di fare bene e di aiutare al meglio la squadra. Il salto in Serie A non è tra quelli più agevoli, anche perché arrivi in una squadra che va benissimo. Sì, ma questo non fa altro che stimolarmi, perché c'era l'interesse di questa grande squadra e quindi dire che ho fatto bene e devo dimostrare anche qui le mie qualità. Il modulo di Di Francesco ti aggrada o ti devi inserire anche in quello? Ah, sicuramente è un modulo molto offensivo, quindi non fa altro che, diciamo, aggiornare le mie qualità. Sicuramente dovrò integrarmi con gli schemi che il mister vuole e quindi cercherò di farlo più presto. I suoi schemi normalmente sfibrano gli attaccanti, questo lo sai? Sì, sì, questo è stato uno dei fattori fondamentali. C'è una squadra che cerca sempre di guardare sempre in avanti, quindi credo sia molto importante per gli attaccanti e quindi agevolano, diciamo, la prestazione. Hai giocato e segnato anche nell'ultima partita in B, la prima in A, che cosa pensi succeda? Ma sinceramente non lo so, spero di giocare al più presto e di essere pronto. C'erano altre richieste su di te anche dalla Serie A, però hai scelto Sassuolo, immagino.
Sì, c'erano altre squadre, ma credo che quando è arrivato la chiamata del Sassuolo non c'erano dubbi sulla mia scelta. Di Francesco, ieri parlando dei giovani in generale e anche di Trotta in questo caso, ha detto che con i giovani ci vuole pazienza. Tu quanta pazienza hai, insomma? Ma sicuramente c'è tanta voglia di imparare, questo è sicuro, quindi dovrò stare calmo e aspettare la mia opportunità.